Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. E voliamo sull'isola che non c'è, torniamo un po' bambini, e sono contento perché qui abbiamo due tra i protagonisti di questo musical che dal 9 di aprile sarà in scena al Sistina di Roma, niente poco di meno che, e prima di andare lì sono venuti a trovarmi, sono Jacopo Pelliccia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. E Raffaella Alterio. Buon pomeriggio. Nonché Spugna e Michael. Sì. Sì. Voi praticamente rappresentate me. Cioè colui che vuole restare sempre bambino, quindi Michael, ma che in realtà è Spugna alla fine. E non sappiamo quanto sia positivo o negativo, eh. Esatto, esatto. Allora, un musical che è dal 2006, che appunto ha molti spettatori, nonostante questo continua a fare i pienoni in giro per l'Italia. Questo perché forse è un pubblico che si rinnova. Ne vedete tanti di bambini agli spettacoli, Jacopo? Sì, vediamo tanti bambini, effettivamente. Appunto, come hai detto tu, è molto generazionale, ogni generazione si confronta con un'edizione differente di Peter Pan, e devo dire che il pubblico continua a premiarlo dopo tanti anni, quindi va bene assolutamente, piccoli, grandi, anziani, c'è di tutto. E siete in tour, perché in realtà è da un po' che siete in viaggio, giusto Raffaella? Eh sì, siamo in viaggio per ora da novembre, siamo partiti da Forlì da novembre e abbiamo fatto diverse tappe in tutta Italia, adesso la tournée è quasi finita, termina a fine aprile in Calabria. Ok, a Reggio Calabria se non no, terminiamo a Cosenza, aprile Reggio Calabria, 27 Cosenza. Ah ok, ok, sì. C'è un teatro meraviglioso lì, l'ho visto. Esatto. Voi ormai i teatri li conoscete a memoria. un po', però è sempre bello tornarci, soprattutto i teatri all'italiana, in questo caso il Rendano, noi chiudiamo a Cosenza a Rendano, sì. Quindi un teatro storico. Che cos'è il teatro all'italiana? È un teatro, diciamo, come dire, che abbraccia il palco fatto, okay, di palchetti, vari palchetti. Sì, ne abbiamo visti anche di meravigliosi così. Il primo che abbiamo visto, secondo me, è Trieste, che era fatto così. Il Trieste, assolutamente. Il Rossetti era bellissimo. Perché sfatiamo questo mito, voi attori dal palco, talvolta si dice, sai, le luci, i fari, non vedete il pubblico. In realtà voi percepite molto la differenza tra un teatro e l'altro quando siete sul palco, giusto Raffaella? Sì, si sente proprio la differenza anche del tipo del calore che arriva dal pubblico. Ci sono dei teatri in cui sentiamo il pubblico più forte, anche per l'acustica, dei teatri invece in cui veramente siamo in una bolla. Okay. Abbiamo molto proscenio davanti e quindi ci sembra di stare in una bolla. Allora, Peter Pan non ha bisogno molto di presentazione, nel senso che vi chiedo io non l'ho mai visto questo musical, quindi sarà sicuramente un'occasione questa qui del Sistina per venire a vederlo, ma è fedele alla storia che noi conosciamo tutti quanti per la Walt Disney, ad esempio? Abbastanza, prende degli elementi dalla storia della Disney, prende degli elementi dal romanzo originale di Barry, prende degli elementi molto legati al nostro fare commedia italiano, quindi sì, al nostro modo di recitare. Soprattutto la parte di Jacopo, che quando gioca con Capitan Uncino è una cosa molto particolare, molto originale, come viene gestito, come viene gestito il rapporto, anche con degli scambi comici, che non è né fedele al cartone né fedele alla favola, ma è proprio di Peter Pan il musical. Sì. Quindi dalla mente di Maurizio Colombi, immagino. Sì, assolutamente. E devo dire che ci ha dato anche spazio in questo senso ad aggiungere qualcosa, nel senso il testo non è blindato, ecco, non è il tipico format preso dall'estero che deve essere fatto in quel modo. Negli anni, nelle varie edizioni è cambiato. Quindi se lo chiamiamo musical è giusto, ma fino a un certo punto? No, è un musical, è un musical, però non è un musical stile Broadway fisso che viene ripreso da Broadway e riportato identico in Italia, ma è un musical all'italiana, diciamo così. Che meraviglia, vedi, l'Italia, che poi speriamo all'italiano bello, però no, sì, quelle cose dice all'italiana. Diciamo sai quando si dice all'italiana un po'. Anche le musiche sono appunto di Bennato e danno una sfaccettatura proprio italiana al genere musicale che viene utilizzato all'interno
all'interno. Questo diciamo che è anche un po' la perla che impreziosisce il musical, cioè che tutto il pubblico si riconosce nelle canzoni, magari le ha ascoltate in chiavi diverse per in diverse situazioni. Sì. Come L'isola che non c'è, che abbiamo ascoltato poco fa, e poi ci sono altre canzoni del repertorio di Edoardo Bennato durante appunto questo spettacolo. Ma oltre a Peter Pan, entro un attimo nello specifico, Raffaella, tu le fiabe sì. da sempre so che hai fatto anche Alice, ci racconti un po' i tuoi passati in mezzo a questi libri di fiabe. Sì, io vivo tra le fiabe. Ero Alice nelle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, diretto da Chiara Noschese, e poi ho fatto Pinocchio Cuor Connesso, sempre di Chiara Noschese, in cui ero il grillo, e adesso sono arrivata sull'Isola che non c'è. A proposito di Grillo Parlante e di Michael, cioè per la seconda volta interpreti una figura maschile. Sì, allora il grillo diciamo che era con molte poche sfaccettature, in realtà potevi essere certo, sia una femminuccia che un maschietto, mentre Michael è un maschietto. Come si fa a fare un maschietto? Cosa succede quando ti dicono ti abbiamo preso, tu farai il maschio? Allora, in realtà è un maschio, come ad esempio anche Peter Pan è una donna in questa edizione, quest'ultima edizione è una donna. Perché? Perché nelle fiabe il carattere essere uomo o donna in realtà non è così specifico. Non siamo delle persone con un maschio realmente maschio. Certo, certo. Ma è importante per un'attrice, sì, sì. È difficilissimo, ecco, fare un bambino piccolo maschio, veramente una prova del 9. Ecco, quando il pubblico esce mi chiede, ad esempio a me, ma quanti anni ha, ma è piccolo, ma quindi che sia una donna adulta, effettivamente mettersi quella maschera, lavorare su quelle sfumature è stata una grandissima prova d'attrice. Come ti sei preparato? Questo è il mio complimento. Poi praticamente ti sta dicendo che se ne aspetta un altro. No, io li odio. Allora, scusa, facciamo così: mettiamo un'altra canzone del musical, così intanto Raffaella pensa al complimento che possiamo fargli risposta. A Jacopo. Ci ascoltiamo Viva la mamma, sempre dal musical Peter Pan, e poi torniamo qui con i due protagonisti, due tra i protagonisti, Jacopo Pelliccia e Raffaella Alterio. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godò. Un evergreen, Viva la mamma di Edoardo Bennato. Qui nella versione del musical Peter Pan abbiamo due tra i protagonisti, Raffaella Alterio e Jacopo Pelliccia, nonché Michael e Spugna, appunto, nel musical. Dicevamo appunto della difficoltà di entrare in un personaggio maschile, che poi maschile in realtà non è, perché è molto light, diciamo maschile light. Ci sono anche altre donne che in realtà hanno fatto Michael, cioè Michael ha avuto un primo periodo, credo, se Jacopo mi vuole correggere, in cui c'erano veramente dei bambini a fare, sì, sì, Michael, anche un bimbo che aveva fatto i Cesaroni, mi sì, sembra, non giusto? Mi ricordo il nome, però in sì. realtà prima di me ci sono state due donne che hanno interpretato Michael, che sono Daniela Simula e Giorgia Arena, e quindi un pochino ho preso anche spunto da loro. Okay. Mi hanno aiutato nella creazione del personaggio. Mentre Spugna, che personaggio è, Jacopo? È quello che ci aspettiamo noi? Scivolerai sul palco su una buccia di banana? Un personaggio un po' guarda, goffo. Allora sì, sicuramente è un po' goffo. Non per crearlo, diciamo termini importanti, per crearlo davanti allo specchio, okay. Diciamo che non mi sono messo troppo a riguardare tutto, nel senso che sia il film Disney che Hook di Spielberg sono chiaramente i riferimenti dal punto di vista visivo cinematografico più forti che noi abbiamo del Peter Pan. Poi ci sono stati altri Peter Pan che hanno fatto negli ultimi anni nuove versioni. Diciamo che no, il mio è molto personale, sicuramente mantiene l'aspetto di Spugna, cioè quello di un uomo che beve, che ama bere, abbastanza ubriaco, okay. Ma neanche troppo, perché poi, avendo avuto la possibilità di farlo in due edizioni diverse, sicuramente nella prima ero più terrorizzato per tanti motivi, era un palco importante, certo. Un ruolo importante. Oggi sono molto più tranquillo, e anche il mio partner Emiliano Geppetti, che è un cino, mi ha sostenuto, ci siamo sostenuti, c'è un rapporto teatrale molto positivo e anche umano. Quindi, come dire, Spugna è cambiato, non è solo goffo, ubriaco, ma c'è questi no, nel senso, non ti saprei dire, perché appunto non ho proprio guardato troppo ai grandi.
ai grandi. Sì. In realtà Jacopo è comunque il personaggio di Spugna, ha una difficoltà da portare in scena, cioè l'essere comico portando un grande dramma, in realtà il dramma di essere ubriaco, e quindi rendere comico e leggero, non giocare sui soliti tratti di essere ubriaco, sì, è un grande compito. E allora il Sistina, tu l'hai già calcato, Jacopo, giusto? Mi dicevi? Sì, sono stato negli ultimi anni con altri spettacoli, però devo dire la verità. Tu teatro lo fai da sempre, no? Da un po', quasi 20 anni. Però vabbè, ma no. Non è mai abbastanza. No, dici? Più che altro perché sei tu continui ad avere una forte passione, un'emotività, purtroppo, ecco, molto, come dire, molto fervente. Ecco, diciamo che è sempre una bella emozione tornare sul palco del Sistina, perché in realtà è il palco del teatro musicale in Italia, lo è stato per anni. Certo, tu di dove sei? Romano, sei di Roma, ma quindi, Sì, in realtà origini del sud, quindi okay, romano. Ok, ok, ok. Quindi il Teatro Sistina è comunque sicuramente un palco importante. Sarete dal 9 al 14, no, giusto? Ora no, è stato prolungato e saremo dal 9 al 18. Giovedì 18. Al 18, dal 9 al 18, e fate anche le mattine, Raffaella. Sì, è una cosa riservata alle scuole. Certo. E appunto ci sono delle mattine organizzate. Anzi, stiamo avendo con le mattine, mi dicono, grande riscontro. Molte scuole verranno a vederci ed è una cosa molto positiva. Una cosa che rimane nel cuore dei ragazzi. Io mi ricordo spesso alcuni spettacoli che ho visto, oppure andare al cinema con la scuola. È comunque molto formativo e ha un buon riscontro. Allora, prima di tutto, però, Jacopo, mi raccomando, la mattina con le classi lì a Spugna facciamo bere della Coca-Cola, evitiamo il vino, mi raccomando. Facciamo la versione light, ok? No, tra l'altro, esatto, io ho intervistato qualche settimana fa uno dei protagonisti dello spettacolo che stanno facendo all'Auditorium della Conciliazione su Michelangelo, sulla Cappella Sistina, Giudizio Universale, e lui mi diceva che appunto la mattina, quando hanno le scuole, si percepisce, le scuole è un pubblico che si fa sentire. Voi avete già avuto esperienze con le scuole a teatro, Raffaella? Sì, io ad esempio, quello di cui vi parlavo prima, Alice e Pinocchio, sono state delle iniziative che poi sono state diffuse appunto per le scuole, ed era proprio differente il pubblico, il bambino con il genitore è sempre comunque composto. Cioè, a meno male. Sì, però c'è anche un livello di attenzione diverso in realtà, cioè il bambino che si diverte vedendo una cosa scolastica lo senti vero e caloroso, ed è magnifico, è veramente bellissimo rispetto al bambino che si diverte con il genitore, perché ha sempre un freno. Certo. Sempre rido, ma non troppo. Ma è vero che volate anche? Questo va chiesto. Sì, ma, cioè, tu voli per io altri... vorrei io volo per altri viaggi, diciamo. E c'è chi vola veramente ed è una scena splendida. Ecco, loro fanno quello che ogni attore vorrebbe fare. Ok, cioè sì, volare. Volare su un palcoscenico a teatro, credo sia qualcosa, e sentire da parte del pubblico quella reazione. C'è un pubblico che ha ancora voglia quindi di tornare bambino, perché non solo bambini, ma ci sono anche gli adulti che vengono, sì, ovviamente. Sì, è un riscontro che tutti lo prendono atto, cioè molti genitori vengono a vedere Peter Pan non tanto per farlo vedere al bimbo, ma perché gli piace proprio. Certo. Sono proprio contenti di vederlo, e tanti gridano. Io c'è un momento dello spettacolo in cui non vi svegliamo niente, in cui Trilli deve riprendere vita e il pubblico ci aiuta dicendo: io credo nelle fate, e ci sono i genitori che gridano proprio a voce alta e sono molto coinvolti. Questo è bello, per fortuna che ancora c'è la voglia di lasciarsi trasportare dalle emozioni e da una favola che davvero è un evergreen, insieme ad esempio a Pinocchio, altra fiaba per la quale Edoardo Bennato è davvero affezionato. Ricordiamo Il gatto e la volpe, ad esempio, queste, tra l'altro adesso tornerà al cinema, se non sbaglio, con Roberto Benigni di nuovo. Sì. Io sono un po' contro sta cosa perché però cambio personaggio Benigni, sì. Ho capito, fa Geppetto. Ma l'ha fatto una volta Dumbo, siete andati a vederlo? Ancora no, ancora però no. Lo voglio vedere. Ma però Dumbo io mi però ricordo Dumbo i drammi, si piange troppo. Io che sono un amante del pianto, però è troppo. Too much. No, infatti ne parlavo poco fa qui in radio, appunto, visto che adesso ci sono i Cinema Days, no? Fino al 4, sì, se non sbaglio, di aprile, il cinema costa 3 euro. Dicevo che uno dei film sicuramente che saranno più sfruttati da questa
da questo tipo di scontistiche e da questa promozione anche Dumbo, che io sicuramente non andrò a vedere perché già mi viene l'ansia e piango col trailer, capito? Certo. Poi anche le atmosfere un po' cupe di Tim Burton, no? Ma Tim Burton ne ha fatti tanti per la Disney. Alice l'ha fatto tutto lui. Tra l'altro ha una bellissima colonna, non c'entra niente, però Alice in Wonderland ha una bellissima colonna sonora, è proprio bello. Se facessero il musical di Dumbo, è lì si vola, che è una meraviglia. Faccio anche i casting, che vediamo se mi prendono. Ovviamente non siete soli, però vogliamo citare un po' tutti gli altri, che siete in tanti, ci sono anche 20 performer, forse. Beh, siamo sì, una ventina in scena. E ricordiamo anche tutti i protagonisti: Marta Rossi, Wendy, Peter Pan, Carlotta Sibilla. Sì, Giuseppe Brancato. Giuseppe Brancato, che è mio fratello. John, io sono Michael e Giuseppe è John. Perché la famiglia era in quattro, giusto? Siamo in tre. Allora, okay. Wendy, che appunto è Marta Rossi, e John, che è Giuseppe Brancato, e poi ci sono io, che sono Michael. C'è mia mamma, che è Silvia. Sì, Silvia Scartozzoni. Sì. E ce ne sono tanti, li nominiamo, sono eccezionali. I bimbi sperduti. Abbiamo Bombolone, che è Samantha Bellaria. Poi abbiamo Pochino, che è Viola Zanotti. Poi abbiamo Pennino, che è Ilaria Antinori. E poi abbiamo i due gemelli, sì, che è Valeria Ianni, Federica Lagana. E poi ci sono i pirati, che tra l'altro sono anche dei ballerini bravissimi. E abbiamo il nostro capoballetto, che è tra appunto tre punti pirati, che è Luca Laconi. Sì. Poi abbiamo Marco Di Palma. Poi abbiamo un bravissimo acrobata, che Cristian, non mi ricordo Christian, il cognome. Io oggi so. Cristian, perdona. Vabbè, tanto lo vedete, lo notate, è pazzesco. Quindi... Ogni volta che fa il flick, credo che sia un flick, sì, perché non ho idea, entrando, applauso, scena aperta. Poi Simone Garbone, sì. Mi sembra di capire dall'entusiasmo che ci sia un bel rapporto anche tra di voi, forse anche il fatto che si gioca molto sui personaggi, su questo cartone che vi lega tanto, può essere? Allora, diciamo che questo cast gira... E noi siamo, io sono ad esempio una nuova entrata e mi hanno accolto molto bene. È molto affiatato perché gira da parecchi anni comunque insieme. Peter Pan ha avuto due periodi, un periodo fino al 2011, in cui è girato allestito in un modo, e poi c'è stato un nuovo allestimento dal 2011, dall'allestimento del Brancaccio, mi sembra. E il cast è più o meno quello dal 2011, quindi sono molto affiatati, tranne alcuni cambi. Sì, poi ci sono stati dei cambi, però comunque, ecco, devo dire, poi sai... La favola è quella, una storia che funziona. Forza, poi esatto. Ecco, una cosa positiva è che tutti abbiamo da fare e questo nel linguaggio teatrale è importante, nel senso che quando un attore è impegnato, un performer è impegnato a fare, a stare sul palco, non sta dietro le quinte ad annoiarsi, a dire oddio resta in scena, e questo effettivamente è molto importante. L'esperienza mi dice che quando un attore è in scena, ha il suo ruolo, ha il suo spazio, anche come amalgama si crea un bel gruppo. Allora, visto che ci stiamo trovando bene anche tra di noi adesso, vi chiederei di stare qua ancora qualche minuto, va bene? Molto volentieri. Ci ascoltiamo un'altra canzone dal musical Peter Pan, e ci ascoltiamo il rock di Capitan Uncino, che anche questa è una canzone bella tosta e conosciuta anche da chi non ha visto il musical. Eccola qui. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godò. Il rock di Capitan Uncino. Sì, che poi tra l'altro questa è una delle poche canzoni in cui né Jacopo ci siamo da Emiliano Geppetti. Sì, bravissimo, tra l'altro. Bravissimo. Ma perché vogliamo spiegare anche in quali canzoni siete? No facciamo venire la gente a teatro. Sì, però qui diciamo che questa non è la nostra canzone. Questa non è la nostra canzone. Qual è la canzone tua? Ah, io ho a che fare con un coccodrillo. Ok. Io ho a che fare con un coccodrillo. E io ho a che fare con la spugna, col bere, con una bottiglia. Tanto per cambiare. Diciamo che lui fa una cosa ma non gli va. Sì, quello è il succo della canzone. Dice porta avanti l'azione, no, ripete. Va bene, mi avete incuriosito ancora di più. Quindi dal 9 al 18 aprile al Teatro Sistina, Peter Pan il musical, regia di Maurizio Colombi e musiche del mitico Edoardo Bennato. Adesso parliamo di altro, ragazzi, perché siamo a Paolino Express. Sì. Quindi si parla anche un po' di viaggi. Ah, beh. Visto che l'isola che non c'è, bla bla bla. Faccio due domande a Raffaele e Jacopo, persone. Sì. Perché noi terminiamo l'intervista così.
Visto che si parla di viaggi, la prima domanda che faccio, e poi vedete voi chi vuole rispondere, un viaggio che avete nel cuore, magari legato anche o al tour che state facendo, oppure in generale della vostra vita, se avete un viaggio che vi è piaciuto particolarmente, un posto che avete visitato. Beh, allora io senza piangere, no, Jacopo, no, che ti ho visto già commosso a pensare alle vacanze che non si sa se ci saranno. Allora io rispondo riguardo un viaggio abbastanza recente, che è la Giordania. Devo dire, Giordania e Israele sono due luoghi abbastanza magici. Petra, Gerusalemme, ecco, Gerusalemme è non stato sei andato luogo... per lavoro? No, vacanza, è un luogo curioso magico. Che scegli questi posti e non le Hawaii, le Maldive. Non ci sono ancora stato, ma vabbè, coi posti di mare italiani devo dire non è che sono molto, cioè col mare che ci abbiamo noi, sì, non lo so, boh. L'isola di Pasqua, vorrei andare in queste isole, l'isola di Pasqua. Molto, sì, no, pure le Hawaii, pure. Beh, questa è la mia risposta, diciamo. Raffaella. Io invece ho fatto da poco un viaggio a Malta in un periodo non turistico e ho scoperto la parte non turistica di Malta e in realtà è bellissima, è un po' come la Sicilia, il sud della Sicilia e in realtà non è una terra ricchissima se non avesse il turismo. Mm-hmm. Ed è stato molto bello vedere delle cale, dei rientri del mare, è stato bellissimo. Infatti talvolta questi luoghi sono più interessanti da visitare appunto nei periodi non turistici. Speriamo che non tutti inizino ad avere questi pensieri, se no diventa turistico tutto l'anno, ovviamente. Invece un viaggio appunto che volete fare, avete in programma o sognate un posto in cui volete andare nelle prossime vacanze, Jacopo? E io ho fatto un biglietto d'aereo. Ah, ok. Dove andiamo? Abbiamo l'esclusiva, l'hai mai detto a nessuno? Ma è un'amica, gli amici, sì, vabbè. Vai. Cina. Che meraviglia. Cina, al momento Cina. Sì. Bello, quando? 14 luglio. Ah beh, adesso, se non adesso. Escono lavori, però no, come, sai, non si sa mai, sai, no, però tendenzialmente partirò 14 luglio, si parte per Hong Kong e poi si gira un po'. Quanto stai? Mesetto. Sì. D'altronde, sì. Una volta che ci vai, certo. Te invece, Raffaella? Io vorrei fare il Cammino di Santiago. E me ne hanno parlato tanto, anche all'interno del cast ho avuto modo di parlare di questa avventura, alcuni l'hanno già fatto. È bello e impegnativo. Secondo me è bello impegnativo, però ne esci proprio rinvigorito anche fisicamente, c'è è bello. Per staccare un attimino. Staccare completamente, ma esci bello col fiato, altro che... Dicono sia splendido. Dicono sia un'esperienza anche proprio bella. Anche per come si vive... Non solamente sotto il punto di vista religioso, ma anche appunto fisico, fare tutti questi chilometri, adattarti a tante situazioni diverse, vedere tante persone diverse di tante culture come dormono tutti alla fine nelle stesse stanze, così bello. Io c'ho un amico che è Francesco, che saluto, che ha un modo di vivere molto particolare. Lui fa 6 mesi l'anno che fa quello che gli capita, un cameriere piuttosto che idraulico, non so, e poi gli altri 6 mesi li impiega a viaggiare. È bellissimo. Fa l'attore. È proprio il suo stile di vita, però viaggia in bicicletta a piedi. Lui si è fatto ad esempio da Verona, perché lui è di Verona, fino in Turchia in bicicletta. È meraviglioso, perché lui diceva appunto questa cosa qui del fatto che in aereo sali in un mood, scendi e ti ritrovi subito catapultato in un'altra realtà. Invece viaggiando e percorrendo questi chilometri hai la sensazione, vedi i paesaggi, la gente che cambia. Sì, è vero. È un altro stile. Invece cosa non manca mai nella vostra valigia? Se doveste partire subito al volo, cosa sicuramente controllate o volete avere nella vostra valigia? Le fette biscottate con la marmellata. Io non faccio. Sì, perché io odio cornetti. Quindi per fare colazione nei posti in cui vado io mi porto sempre un contenitore con le fette biscottate e la marmellata monodose. Lei è complicata col cibo, no. Lo sappiamo, sì. lo conosco, le voglio molto bene. Quindi tu ti porti sempre nel dubbio c'è sempre fette biscottate integrali oppure quelle, si può dire, no, malte orzo, non dico la marca. Va bene. Malte orzo sono buonissime e con e marmellata che gusto. Allora, ciliegia, albicocca normalmente, comunque ciliegia e oppure pesca, dipende. E allora io, dopo questo, io che porto? No, io molto più banale. Salviette igienizzanti. Non perché io sia un patito del lavarmi, è perché penso sempre ai viaggi.
quindi una saponetta, qualcosa, un asciugamano, ecco l'asciugamano per me, ma piccolo, perché le mie valigie loro lo sanno, i miei colleghi lo sanno, le mie valigie sono grandi come una borsetta da via, piccolina. Ah, sì? sì io porto mutande, calzini, sì, maglietti, sì. Lo dico alla romana, due magliette, una cosa via. Quindi è un libro, ecco, un libro. Oh. Un libro non manca. Va bene, io direi che abbiamo detto tutto, ragazzi. Noi ci vediamo allora al Teatro Sistina di Roma dal 9 al 18 aprile con il musical Peter Pan, regia di Maurizio Colombi e le musiche di Edoardo Bennato. Sicuramente ci sarà qualcuno che ancora non l'ha visto, ma ci sarà sicuramente anche chi l'ha già visto, sì, e sì, lo vuole rivedere, o può comunque vedere la nuovissima Raffaella Alterio nei panni di Michael qui a Roma per la sua prima volta al Sistina, tra l'altro, sì, la su questo palco. Bello. E Jacopo nei panni di Spugna. E poi andrete, ricordiamo le altre date al volo, alle città. Allora, 24 aprile saremo a Reggio Calabria e l'ultima data della tournée per ora, il 27 aprile a Cosenza. Sì. Perfetto, grazie ragazzi. Grazie a te. Ci vediamo allora al Teatro Sistina. Buon Peter Pan. Grazie mille. Ciao. Ciao, vi buon aspettiamo. Buon pomeriggio, grazie a voi.